Si comprano pacchetti di recensioni positive, non fanno bene, diciamo, ai pubblici esercizi. Lo dico a lei che è, diciamo, garante di quelli onesti, sempre. Non è bello chi le compra, perché Ecco. vuol dire prendere scorciatoie. E quindi se c'è un mercato che vende, c'è qualcuno che compra. Oggi la sentenza dice che si va in galera, perché Ecco. si tende a indurre il consumatore a delle scelte che poi non rispondono alle aspettative. Quindi come nella società reale, nella vita reale, ci sono persone per bene, educati, maleducati, delinquenti. E quindi bisogna intervenire per perseguire chi ne fa l'uso improprio della libertà. Anche nel web ritengo che sia importante perché oltre l'impegno di TripAdvisor, il nostro come federazione, che Certo, abbiamo ma infatti. proprio una sinergia importante perché se in una località si dice che Salvo è un bravo ristoratore, beh, noi diciamo a Sarebbe Trip è smentito dai un fatti. bravo presentatore, sarà un bravo mangiatore, ma probabilmente non un bravo ristoratore. La Quindi terza che hai detto sicuramente è quella più verosimile. Intanto stiamo vedendo una recensione su TripAdvisor, devo dire una recensione piuttosto cattiva, esageratamente cattiva, personale gentile e ospitale, tuttavia cibo sgradevole, nella tagliata di vitellone, poca carne, molto grasso, tutto fin troppo condito e pesante, insalata vecchia servita senza condimenti, portati solo dopo mia richiesta, pagato 8,50 euro peraltro, attesa infinita. Conto per giunta salato, insomma, bocciato come dire, in tutta la sua linea con una sola pallina, quindi segno ovviamente di rifiuto totale. Forse è il cibo che espone un pubblico esercizio, un ristorante, la qualità del cibo, no, Aldo? Questa forse è diciamo, il biglietto da visita migliore per un pubblico esercizio. assolutamente. La ricerca di informazioni prima di scegliere un bene o un servizio è fondamentale. Chi ha la fortuna con il passaparola di individuare storie, locali, ma insomma chi viene dall'America non è che può venire a ispezionare il locale, poi riandare e poi ritornare. Occorre fare in modo che le esperienze vissute nei locali siano spontanee, autentiche, genuine. Perché questo, siano esse positive o negative, possono aiutare il consumatore ma anche il ristoratore a intervenire laddove ci sono dei problemi, se il personale è poco cordiale, se i bagni, l'atmosfera, se quel piatto non corrisponde alle aspettative. Ripeto, l'aspetto di gradimento del consumatore è un patrimonio, se è autentico, Anche se è perché indotto è una frode e bisogna che la galera i sia uno ristoranti ci fanno strumento. pagare spesso coperto il servizio. Il servizio deve essere di un certo tipo. Coperto, il Assolutamente. cibo deve essere di un Se no certo andiamo nei fast food, andiamo a modelli di servizio laddove il servizio è un optional, ma nel ristorante l'elemento della casa fuori casa, della coccola, dell'attenzione, del racconto è fondamentale. Se non c'è, Messaggio non è un WhatsApp, ho ristorante. portato mia moglie al ristorante a festeggiare l'anniversario di matrimonio e il cameriere ha preso l'ordinazione senza darci il menù. Abbiamo ordinato 3 antipasti di pesce, una bottiglia di vino e 2 dolci, è arrivato un conto di 100 euro. Potevo non pagare, insomma il conto era salato, però. È scorretto. Questi sono atteggiamenti scorretti, però qui stuzzico anche il consumatore. Cioè, se c'è i birboncelli, ci sono perché qualcuno ci prova. Noi dobbiamo sempre avere chiaro la percezione che abbiamo diritto quando si entra in un ristorante ad avere un menù ben visibile. Quando ci si siede, si richiede un menù per renderci conto non solo dei prezzi, ma dell'offerta. Perché dal menù si capisce, come quando si va nei bagni, no? Si capisce la qualità, la sensibilità, l'igiene, la filosofia che c'è dietro un ristorante. Quindi occorre anche avere questa funzione di attenzione, di critica, di prevenzione, con, come fa, mi manda Rai 3, informazioni insomma, per l'uso, per prevenire.